tutti, sono Barbie Xanax e benvenuti in un nuovo video. Oggi vi parlerò di un film che uscirà il 5 luglio, ovvero Unsane. È un film super interessante, super particolare, dobbiamo parlarne. Potete scegliere il prossimo video votando nelle mie Instagram stories. Ma iniziamo subito con il video. Spero vi sia utile per notare qualcosa di più questo video e tranquilli perché tanto è non spoiler. Se vi fosse utile, se l'avete già visto perché abitate all'estero, fatemelo sapere con un commento qui sotto oppure lasciando un like, iscrivendovi al mio canale, tutte delle cose che mi aiutano un sacco. Unsane parla di Sawyer, una ragazza che fa una vita da ufficio, una vita davvero semplice però allo stesso tempo un po' strana. Capiamo sin da subito che la sua vita è ricca di misteri ma anche di problemi. Inizialmente non riusciamo molto bene a inquadrarli. Quando Sawyer andrà da una psicologa, le dirà che pensa al suicidio a seguito di un evento traumatico. È stata vittima di stalking, tanto da doversi trasferire altrove, luogo in cui non conosce nessuno. Le faranno firmare dei moduli e ben presto Sawyer si renderà conto che non sono dei moduli di routine, ma appena accettato un fermo obbligatorio medico per 24 ore all'interno di una clinica mentale. Sawyer è convinta ci sia stato un errore. Sarà davvero così? Lo scoprirete al cinema. Non vi dico oltre per non farvi spoiler, scusate, mi ha scricchiato il polso, perché voglio dirvi il meno possibile su questo film, perché è bello davvero come viaggio nello scoprire il tutto. Iniziamo a parlare del film. Allora, ero convinta che Unsane fosse un film drammatico, invece in realtà non è assolutamente così. È un film molto più sul thriller, secondo me con degli influssi anche horror, perché è davvero spaventoso mentre lo guarderete, è inquietante, però è uno spaventoso differente rispetto all'horror classico e alla sua iconografia. Non c'è tanto qualcosa di convenzionalmente riconosciuto come horror, ma è un orrore quotidiano. Gli orrori che vediamo del film sono diversi, come primo fra tutti il dolore di Sawyer, la sua paura, il suo essere trattenuta in una clinica con l'inganno, la noncuranza degli altri, come è trattata. Ed è un qualcosa di particolare perché nei film horror siamo un po' abituati a vedere la violenza, gente squartata, roba del genere. Qui è una violenza diversa, quasi una violenza emotiva, impercettibile, non palpabile, quindi proprio per questo più spaventosa, in quanto è molto più difficile farla riconoscere tale. Il film mi è piaciuto tantissimo, sia per l'atmosfera che riesce a creare, ma soprattutto per come tratta determinati temi estremamente attuali che vengono affrontati anche frequentemente, però non sempre vengono affrontati bene, perché un film o una serie TV possono affrontare dei temi, ma se lo fanno male, meglio non farlo. Il film è davvero molto bravo nel farci identificare con la protagonista, ma anche nel minare le nostre sicurezze, perché guardando il film penserete una cosa, poi ne penserete un'altra, poi direte forse è così. Unsane è capace di farci dubitare delle nostre stesse percezioni o deduzioni. È una capacità, secondo me, di un film molto difficile e molto interessante, soprattutto se avviene più volte durante il film, perché magari una volta ci sta pure, due volte è difficile che riesca a essere credibile. Un'altra cosa che mi è piaciuta tantissimo di questo film è la regia. Non so se lo sapete, ma questo film è stato girato con un iPhone 7 Plus. E qui non è che sia la cosa particolare della regia, perché non è il primo film ad essere stato girato con un iPhone. C'è per esempio Tangerine, un film bellissimo che vi consiglio, che era stato girato con un iPhone 5. Però diciamo che molto spesso l'utilizzo del cellulare era una cosa dovuta soprattutto al mondo indie, il mondo indipendente, che molto spesso ci sono pochi soldi, quindi devono un po' tirare la cinghia. Invece qui Soderbergh sceglie il cellulare, secondo me, per un motivo interessante, non tanto per fare il trasgressivo, ma per avere davvero maggiore libertà e per renderla una scelta artistica a tutti gli effetti. C'è qualcosa di diverso quando noi guardiamo questo film. La regia qui tenta di utilizzare questo cellulare per creare un nuovo tipo di linguaggio, un linguaggio molto spesso che sembra quasi ricalcare quello dei vlog, quello dei social network oppure quello ancora dei reality. Secondo me Soderbergh ha sfruttato al massimo le possibilità del cellulare, mettendolo in posti piccoli. Sono dei momenti che ricordano quasi l'autoripresa e ho trovato davvero interessanti dei punti di vista della regia, ovvero anziché concentrarsi principalmente sull'altezza della testa degli attori, a volte il punto di vista è quasi dal basso e sembra quasi corrispondere con un tavolo, con un lavandino, quindi un posto in cui tu puoi appoggiare il telefono e continuare a riprendere. Questo aspetto secondo me è molto interessante, è qualcosa di davvero differente. Vediamo dei momenti in cui sembra quasi che il cellulare è appoggiato lì con la fotocamera accesa, rivolto verso l'alto. C'è davvero un lavoro sul linguaggio, secondo me davvero interessante, c'è la voglia di sperimentare. Soderbergh ha usato il telefono proprio liberandosi di tutta l'attrezzatura che gli impediva effettivamente dei punti di vista della regia, ma secondo me è anche un linguaggio interessante perché dà un senso di veridicità al film, ma dà anche un senso molto personale del soggetto. Sembra quasi che quello che vediamo sia il punto di vista
testa di una persona, quasi di Sawyer stessa, nonostante noi non vediamo mai Sawyer autoriprendersi per fare dei video, a parte una videochiamata iniziale. Come vi ho detto, una delle cose che mi è piaciuta del film, che ha trattato molto bene, è il tema, ovvero lo stalking. Nonostante il tema sia molto attuale, non sempre i film lo trattano in maniera adeguata. A volte si hanno degli ottimi fini, però il risultato... Il film secondo me invece ci riesce molto bene, perché non cade in un errore molto frequente, ovvero quello del parlare del singolo evento, quando in realtà lo stalking, determinati tipi di violenza, vanno incasellati all'interno di un contesto, il contesto sociale, che permette e ritiene normali determinate cose. E Soderbergh secondo me fa proprio questo. Non ci fa vedere solamente il singolo episodio, ma ci fa vedere un'intera società che ha dei problemi. Tutto il contesto in cui si svolgono queste cose è problematico, come per esempio la società che non capisce la differenza tra costeggiamento e stalking. Nel film vediamo il capo che fa delle richieste ambigue e inappropriate a Sawyer, oppure la vediamo camminare per strada e subire moleste mentre sta passando da parte di alcune persone. Un'altra cosa ottima del film è che ci porta a identificarci con Sawyer, le sue paure, la sua situazione, la sua difficoltà. Inoltre il film inizia laddove molti film che parlano di violenza finiscono, ovvero parla di cosa succede dopo che una donna denuncia, perché in genere noi vediamo tutti questi film in cui la donna deve decidere di prendere coraggio per denunciare uno stalker, un molestatore, tutte queste cose. Il film ci parla del dopo, cosa succede, cosa avviene in qualcuno che ha subito queste cose, finisce tutto con la denuncia oppure no. Il film a me è piaciuto tantissimo, secondo me il cast è pazzesco, c'è davvero la protagonista che è bravissima, mi è piaciuta davvero tantissimo, vi terrà fino alla fine con il fiato sospeso. Qui finisce la parte non spoiler, ora inizierà la parte spoiler con qualcuno che avrà già visto il film. Se non l'avete visto, io vi consiglio di non guardarla per non rovinarvi il film. Iniziamo con la parte spoiler, 3, 2, 1. Il film si chiama Unsane, quindi non sana, e praticamente per quasi tutto il film noi ci domandiamo se Sawyer sia sana oppure no, se David sia in realtà qualcuno che si spaccia per qualcun altro oppure sia frutto delle sue allucinazioni. Noi avevamo già visto lei affetta da questi problemi. Il film per parecchio tempo, soprattutto all'inizio, tenta di farci credere che in realtà tutto sia finto e sia solo nella mente di Sawyer, e questa è la cosa interessante, perché prima ci fa credere questo, poi ci dice che in realtà non è assolutamente tutto nella sua mente, quello è effettivamente il suo stalker, e poi c'è un altro ribaltamento, ovvero Sawyer ha davvero dei problemi. Se non gestite bene tutti questi capovolgimenti, secondo me potevano non funzionare, però secondo me il film li ha gestiti davvero molto bene e sono tutti abbastanza credibili secondo me, proprio per questo efficaci. Tutto avviene, viene mostrato, viene fatto capire abbastanza con il contagocce, senza mai andare troppo oltre, quindi proprio per questo è credibile. Soprattutto, proprio per questa motivazione, noi siamo sempre incerti. Quello che non ci fa essere del tutto sicuri è proprio il fatto che abbiamo delle informazioni, ovvero sì, quello è vero di Sawyer, ma allo stesso tempo sappiamo che Sawyer ha effettivamente dei problemi, l'abbiamo vista avere delle allucinazioni, sappiamo che ha delle tendenze suicide, addirittura vedremo la totale mancanza di empatia in Sawyer, e lo vedremo in diverse occasioni, per esempio vediamo come utilizza Violet, facendola portare lì, fregandosene completamente, semplicemente come uno scopo per avere quella lama. Vedremo come manipolerà David, ma vedremo anche un'altra cosa, ovvero nel finale del film vedremo come licenzierà la sua amica così a sangue freddo. Il tutto culminerà con un'altra allucinazione di Sawyer, e lì insomma capiamo che Sawyer dei problemi ce li ha, non li ha risolti, aveva anche altri problemi più concreti come il suo stalker, però dei problemi di suo ce l'aveva. Che Sawyer abbia dei problemi mentali il film non ne fa mistero sin dall'inizio, per esempio noi da subito vediamo dei problemi nella socializzazione, nell'avere delle allucinazioni, lei parla di paranoia, parla di programmare il suicidio, e soprattutto c'è un dialogo con la madre in cui la madre fa quasi un'allusione a qualcosa avvenuto durante a ridosso della morte del padre di lei. Sembrerebbe come se lei avesse già avuto dei problemi di tentato suicidio oppure di depressione legate proprio in quel momento. Sawyer ha ragione, ma allo stesso tempo Sawyer ha bisogno di essere curata. Quello che vediamo è che purtroppo una volta uscita da lì continua ad avere delle allucinazioni, in quanto quelle strutture non hanno il fine di curare ma semplicemente di sedare gli ospiti che sono lì. Questa, nonostante sembrerebbe una cosa un po' complottare, in realtà ha molto a che vedere con una realtà. Recentemente ho letto che negli Stati Uniti sono frequenti le case di riposo in cui vengono rinchiusi i parenti di alcune persone. Questi anziani magari soffrono di demenza, di Alzheimer, e molto spesso sono catatonici, perché queste case di riposo li tengono costantemente sotto sedativi, tanto da dargliene così tanti che diventano completamente catatonici in maniera irreversibile, a volte senza neppure chiedere il permesso ai parenti che lo scoprono per vie traverse. Quindi immaginatevi che ambiente.
Il film quindi tenta di fare uno spaccato abbastanza veritiero per quanto riguarda lo stalking, i problemi sociali, la violenza maschile, ma anche la violenza che c'è, la noncuranza per quanto riguarda i malati mentali. Il film si chiama Unsane, quindi chi sarebbe la persona sana o qualcosa di sano all'interno del film? Apparentemente niente. Non è sano il mondo del lavoro in cui c'è il capo che tenta di approfittarsi di lei, non è sana la società che giustifica lo stalking, la giustizia, non sono sane quelle strutture che dovrebbero curare però in realtà non lo fanno, non sono sani neppure i rapporti, perché gli unici rapporti che vediamo sono abbastanza ambigui. Per esempio Sawyer, per usare il cellulare dell'altro tizio, gli propone un rapporto orale, oppure ancora c'è l'incontro tra sconosciuti su Tinder. Non vediamo mai qualcosa di, diciamo, più canonico. Anche il rapporto che vediamo velocemente tra la tizia che è lì all'ingresso della struttura e il poliziotto sembra quasi qualcosa di non tanto sano. Quindi cos'è sano? Nulla apparentemente, neppure la giustizia, ma neppure Sawyer stessa. Una delle cose giustissime del film, che purtroppo molti di questi film non fanno, è non creare empatia nei confronti dello stalker, dello stupratore, tutte queste cose. Noi sappiamo pochissimo di lui e in genere le informazioni sono proprio quelle che creano un rapporto con lo spettatore, quindi empatia. Noi sappiamo solamente quello che dobbiamo, quello che è funzionale, quello che è collegato strettamente alla protagonista, ovvero Sawyer. Creare un'empatia con un personaggio del genere a volte è un'arma a doppio taglio, perché lo spettatore tende quasi a giustificare quello che fa quel personaggio e quindi a vederlo come meno grave, e oltre ad essere molto meno d'impatto il film è anche sbagliato. Il film mi è piaciuto tantissimo. Un'altra cosa che mi è piaciuta molto è che oltre a parlare di determinate tematiche ci sono davvero molte donne che lavorano nella crew del film, quindi questa è una cosa che mi è piaciuta davvero tanto. Tutto il cast è pazzesco, mi è piaciuto davvero tanto il film. L'unica cosa che non mi ha convinto del tutto è stato il finale, quel fermo immagine con quelle scritte rosse che passano sopra. Sinceramente mi è sembrato tipo quei film cheap europei degli anni 90, non mi ha convinto, ecco. Però fatemi sapere, voi avete visto questo film? Vi è piaciuto? Non vi è piaciuto? Fatemelo sapere con un commento qui sotto. Spero vi sia stato utile questo video per notare qualcosa di diverso, scrivetemelo pure qui sotto. Noi ci vediamo al prossimo video, grazie mille ancora e ciao!